E benvenuti da Kiba Stop. Siamo qui per un unboxing. Faremo tre unboxing, quindi vedrete questo e altri due per quanto riguarda il nuovo gioco di Bushiroad, di carte collezionabili Dragonborn. Siamo molto esaltati perché il gioco promette veramente molto bene e niente, in questi video vi faremo vedere cosa c'è nei vari mazzi base, negli starter deck. Iniziamo da questo qui, che è quello della Shadow Legion. Quindi i colori, vedete i dadi all'interno che si trovano in questo mazzo, giallo, rosso e nero. E nel frattempo che vi spiego, iniziamo subito a vedere cosa c'è nella confezione. Dragonborn, gioco molto atteso di Bushiroad, ambientazione fantasy con artwork molto particolari, come vedremo, adatti magari anche a chi non gradisce appieno lo stile puramente manga. Allora, qui c'è il mazzo, c'è il nostro mazzo. Intanto vi facciamo vedere cosa abbiamo qui. Abbiamo piccolo regolamento fatto a pieghevole, in realtà non proprio comodissimo perché è abbastanza minuscolo da leggere. Comunque c'è tutto quello di cui avete bisogno e vi spiega tutte le regole del gioco. E poi abbiamo il playmat, vabbè, chiamiamolo così, chiaramente di carta. Adesso spostiamo un attimo queste cose qui, così vi facciamo vedere come si compone. Vabbè, dietro c'è un artwork che vi fa vedere, anche qui c'è un po' roba pubblicitaria. Adesso chiaramente non ci starà nell'inquadratura perché preferiamo farvi vedere le carte. Comunque, tappetino molto grande con le varie posizioni, ambush, i forti da difendere con le vostre creature e i banner che vi danno le risorse. Poi qui c'è chiaramente la leggenda che vi spiega tutte le fasi di gioco e qui i posti per il deck e la pila degli scarti, nonché per i dadi. Ok. Ok, quindi visto il tappetino passiamo a esaminare cosa troviamo all'interno del mazzo. Quindi, allora, mazzo che fortunatamente non è imbustato, quindi di facile apertura. E poi abbiamo i tre dadi. Allora, questo lo mettiamo da parte. Quindi in questo caso, come dicevo, nello Shadow Legion avremo questi tre colori. Dadi normali, vedete che al posto dell'uno invece c'è il draghetto, perché anche il simbolo del drago può andare ad essere utile in determinate situazioni. Ok, andiamo a vedere le carte che troviamo in questo starter. Allora, ne prendiamo qualcuna. Allora, questa qui è una foil, come potete vedere dalla sbrilluccicantezza, c'è anche versione normale, Lady Valistra. Allora, vi facciamo vedere brevemente, poi ci saranno dei tutorial appositi che gireremo dove vi spieghiamo nel dettaglio tutti gli effetti delle carte e come funzionano. Comunque, a grandi linee, un po' in maniera simile a Magic, forza e resistenza della creatura, le abilità, l'affiliazione, quindi colore piuttosto che il clan, il costo di evocazione e vabbè, qui il simbolo per mettere il dado, perché i dadi possono essere anche utilizzati per potenziare le creature, nome e illustrazione, ecco, a grandi linee. Ah, e poi vi facciamo vedere qui la rarità della carta. Dovete contare queste palline, ok? Una è comune, due non comune, tre praticamente rara e quattro doppia rara, ecco. Ok. Allora, qui ne abbiamo due, quindi Lady Valistra, molto bella l'immagine, carta nera. Poi abbiamo Bountiful Angel, ecco, il colore giallo praticamente sono le creature sacre, quindi paladini, angeli e cose del genere. Le illustrazioni sono molto carine di questo gioco, ecco, sono un po' a metà tra il disegno giapponese e quello europeo, però per piacere un po' a tutti. Anche qui foil è normale. Poi abbiamo il saggio, un antico, un vecchio saggio, ne abbiamo quattro copie di questo. Abbiamo il cacciatore, eccolo qui, anche questo in quattro copie. Cerchiamo di far vedere bene le immagini. Questo qui è un incantesimo, benedizione,
Anche qui vedete nell'abilità che a seconda del valore del dado giallo questo incantesimo può essere utilizzato per fare diverse cose. E qui il prezzo di costo. Prezzo di costo che lo ricordiamo praticamente a seconda del colore della carta ci va una risorsa, che poi nei tutorial, come dicevo, vedremo che cosa sono, una risorsa almeno del colore corrispondente. Quindi se per questo incantesimo basta una risorsa gialla, ad esempio per questa creatura rossa che costa 3, necessitiamo 3 risorse, di cui almeno una deve essere del colore rosso, che è quello della carta. Qui abbiamo un'arpia, anche qui foil e normale, 3-2 di colore rosso, molto bella l'immagine anche questa qui. Un bel goblin in 2 per rosso, una ladra 2-2 rossa, anche questa qui. Il goblin Tooth Saber, eccolo qua, da 1. Poi abbiamo Pyroblast, che è un incantesimo, no, questo qui è un ambush, quindi praticamente sono delle carte, cosiddette carte trappola, ecco, che si piazzano praticamente in questa zona qui davanti, che vedete qui, del campo di battaglia, e si attivano quando un avversario attacca il forte nella colonna corrispondente. Oh, e poi abbiamo una foil Undying Executioner. Adesso andiamo avanti, cioè ne abbiamo 2 copie dell'Undying Executioner, quindi uno scheletraccio. Le carte adesso le metto tutte così, poi magari ve le faccio vedere meglio. Il Cavaliere Nosferatu, un bel vampiro classico stile Dracula. Poi abbiamo uno scheletro rocchettaro qua, in 4 copie da 2. Allora, spostiamo un attimo i dadonzi, li mettiamo qua. Abbiamo il Death Metal Rotter, anche questo qui è un altro compare di quello di prima, in 2 copie. Abbiamo un Imp in 4 per, di cui uno foil, eccolo. Un'apparizione in 4 per, anche questo qui è molto carina l'immagine. Ecco, diciamo che questo mazzo principalmente si basa su fantasmi, spiriti, spiritelli. Qui c'è una carta trappola, chiaramente più trappola di così, trappola mortale. Poi abbiamo Andrast Disdain. Questo qui è un altro incantesimo, spell della morte. Ok, poi abbiamo le carte banner, che appunto sono... Vabbè, intanto guardiamo l'ultima, che è... la tentatrice, effettivamente notevole come immagine, e anche la creatura non male, 3-3. Ok, come dicevamo, carte banner, quindi sono i 3 colori presenti all'interno del mazzo, come abbiamo visto, giallo, rosso e nero. Queste sono le risorse iniziali, quindi non è indispensabile che voi facciate un mazzo di 3 colori, potete farlo anche con 3 banner tutti dello stesso colore se volete utilizzare un solo tipo di carte, 2 di un colore e 1 di un altro, in qualsiasi praticamente disposizione, ecco. Il massimo sono 3 colori diversi per giocare 3 tipi di carte. Queste sono risorse iniziali, quindi funzionano un po' come il mana di Magic, e poi vedremo comunque nei tutorial come si fa ad avere altre risorse oltre a queste, perché tutte le carte funzionano anche come risorse, appunto, dato il simbolino, quello sotto, questo qua, che vi abbiamo fatto vedere. Ok, avete visto un attimino le illustrazioni di queste carte. Secondo noi, vabbè, le più carine chiaramente del mazzo sono questa qua, indubbiamente questa che è la prima che abbiamo visto, ma poi ce ne sono anche altre carine. Diciamo, queste sono del colore nero, quelle principali. Vi diamo appuntamento al prossimo video, quindi unboxeremo anche gli altri 2 mazzi base. Ricordiamo che per adesso ne sono disponibili solo 3, quindi seguite anche gli altri video per vedere le carte, e soprattutto rimanete con noi, perché se volete anche sapere e conoscere le meccaniche del gioco, faremo dei video tutorial su tutto il funzionamento delle carte di questo Dragonborn. Bene, vi diamo appuntamento al prossimo video con un altro unboxing. Ciao a tutti!